Cosa manca a Roma, la capitale, per assestarsi, insomma, a livello delle altre capitali europee? Ma adesso potrei fare un elenco che potrebbe essere lungo da un certo punto di vista o cortissimo dall'altro. Intanto non dobbiamo essere troppo pessimisti. Roma ha, diciamo, se ha un problema è quello non tanto dei flussi turistici che arrivano, ma dei flussi turistici che ritornano. E perciò noi dobbiamo essere in grado di mettere in evidenza in maniera migliore tutte le cose che ci sono da fare o da vedere qua, perché non è possibile che si sparga la voce negli operatori dell'intermediazione che Roma è una città che si può vedere in 2 giorni. Roma è una città che non si può vedere tutta in una vita e noi dobbiamo essere bravi nel ribadire questo concetto e però di farlo vedere. Per farlo vedere come bisogna fare? Bisogna organizzarsi. Perciò i circuiti delle botteghe sono una delle cose che il turista nella sua classifica delle cose da vedere magari non mette al primissimo nella prima volta che viene, ma magari se sa che esiste ha un motivo la volta dopo che torna, oppure un motivo per tornare e la volta prossima si fa anche questa cosa. Perciò tutto si basa molto sulla comunicazione. Nel turismo la comunicazione non costa neanche tanto adesso, però bisogna farla bene. Perciò questo è un tema dove Roma può fare molto di più.